Slitta a settembre del 2024 la chiusura dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano e viene scongiurato l'accorpamento con le sedi dell'Aquila e di Chieti. Ieri pomeriggio, dopo un serrato confronto contro il parere del governo, che si era opposto alla proroga, è stato approvato in prima e seconda commissione del Senato l'emendamento che rinvia di 2 anni la soppressione dei tribunali minori. Il provvedimento, che ora passa all'esame del Parlamento, è stato sottoscritto dai senatori di tutte le forze politiche e vede come primo firmatario il senatore Gianluca Castaldi, già sottosegretario ai rapporti con il Parlamento. È stato presentato nell'ottica di evitare un accorpamento con i tribunali dei capoluoghi di provincia e garantire il normale svolgimento dei processi, soprattutto delle cause penali che necessitano naturalmente di scadenze a lungo termine. Il documento è stato firmato oltre che da Castaldi, dai senatori Gabriella Di Girolamo del Movimento 5 Stelle, Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, Nazario Pagano di Forza Italia, Alberto Bagnai della Lega, Luciano D'Alfonso del Partito Democratico, Giuseppe Cucca di Italia Viva, Loredana De Petris di Sinistra Italiana, Gaetano Quagliariello di Identità e Azione e Riccardo Nencini del Partito Socialista Italiano. Il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia, scrive che attende fiducioso che anche nel corso del dibattito in aula tutte le forze politiche confermino l'indicazione data in commissione approvando l'emendamento all'unanimità. Un'ottima notizia che premia il lavoro di squadra, la coesione delle forze politiche su una questione che è vitale per l'Abruzzo, commentano la deputata abruzzese del PD Stefania Pezzopane, il segretario regionale del partito Michele Fina ed Elisabetta Merlino, responsabile giustizia del Partito Democratico Abruzzese. Ora bisogna lavorare per modificare la geografia giudiziaria e non essere più costretti a rincorrere le proroghe, afferma il deputato e coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo, evidenzia che i tribunali minori sono dei presidi irrinunciabili di legalità e ormai lo hanno capito tutti e il ministro Cartabia deve prenderne atto. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Lega. Sabrina Bocchino, consigliera regionale, portavoce regionale, consigliere segretario dell'ufficio di presidenza, insieme ai consiglieri regionali Antonietta Laporta e Simone Angelosante, che è anche sindaco di Ovindoli, parlano di una vittoria trasversale per il territorio conseguita grazie all'impegno degli esponenti delle varie forze politiche, dal regionale al nazionale, ed evidenziano che la giustizia è un diritto fondamentale al pari della salute. In una nota congiunta, i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Guerino Testa e Mario Quaglieri, il coordinatore regionale del partito Telbardo Sigismondi e responsabile regionale del Dipartimento Giustizia Luigi Comini, evidenziano che i tribunali abruzzesi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto hanno visto finalmente affermare l'importante riconoscimento che è quello di essere fondamentali per i 4 territori abruzzesi.